Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. È il momento di Crowd Me Up, la voce del crowdfunding. Vi presentiamo anche oggi due progetti scelti tra tutti quelli presenti su Appela, sulla piattaforma Appela. Li mettiamo uno contro l'altro per giocare, ma per conquistare il voto dei nostri giurati scelti tra gli ascoltatori, che sono, li abbiamo già sentiti, Francesca, Carla da Monza e Umberto da Torino. Cari ascoltatori, restate lì, belli concentrati. Sono polenta con marmellata. Bravo. E panzotti col ketchup, così per riconoscerli anche. Esatto, e adesso cominciamo a presentare i due progetti. Sono un progetto tecnologico e l'altro teatrale, a sfondo sociale. Iniziamo, vai. Allora, il primo progetto è l'integrazione culturale, è un gioco da ragazzi, si chiama così, è il titolo infatti scelto dal progetto di Fondazione Teatro Piemonte Europa, nato per dare vita a un corso gratuito di lingua italiana di tecniche teatrali e cinematografiche rivolto ai giovani cittadini stranieri. Il laboratorio si terrà negli spazi del Teatro Astra a Torino, appunto, e coinvolgerà ragazzi tra i 16 e i 20 anni che impareranno l'italiano avvicinandosi alla cultura. Per realizzarlo servono 10.000 euro. Ce ne parla Massimiliano De Serio, che è il regista teatrale e anche uno dei promotori di questo progetto. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora Massimiliano, un minuto, poco più di tempo per spiegare perché è possibile sostenere questo progetto. Ma innanzitutto perché, come dice appunto lo slogan che abbiamo utilizzato, è un gioco da ragazzi, imparare l'italiano perché per giocare innanzitutto. Attraverso il gioco si può imparare. In questo momento ho una figlia che ha appena compiuto un anno e che giocando sta imparando tantissime cose. Noi crediamo che attraverso l'azione ludica si possa davvero imparare. E poi è un gioco da ragazzi, perché i ragazzi sono l'obiettivo di questo corso. I ragazzi che costituiranno il nostro futuro, la nostra Italia di un domani, potranno attraverso le tecniche del teatro e del cinema, coordinati da un gruppo di ragazzi del Piccolo Cinema, una società di mutuo soccorso cinematografico che si basa proprio sullo scambio di esperienze cinematografiche per imparare a stare nel mondo. Ecco, crediamo che siano due termini importanti su cui ruota tutto il progetto, e chiediamo naturalmente alle persone di fare questo gesto di mutuo soccorso, di aiutarci. Bravo Massimiliano, anche perché sei stato nei tempi, anzi anche prima del gong. È un regista, è un regista. Se non ha la gestione dei tempi, è molto giusto. Complimenti. Senti, ma avete già esperienze di laboratori anche con ragazzi stranieri? Insomma, è davvero un gioco da ragazzi l'integrazione? Come si svolgono questi laboratori? Sì, esperienze ne abbiamo diverse, soprattutto io e mio fratello saremo in due poi in realtà a coordinare il progetto, Gianluca e Massimiliano, appunto. Siamo due gemelli che abbiamo sempre lavorato soprattutto con il cinema e con il teatro a contatto con un quartiere di Torino, quello sì, della periferia nord, dove vivono tanti extracomunitari, tanti ragazzi di origine straniera, di seconda generazione, e anche alcuni appena arrivati. Abbiamo fatto diversi film con protagonisti, i ragazzi stessi, che mettono in gioco le loro storie di vita attraverso il cinema e attraverso questa specie di lanterna magica, no? Del racconto cinematografico. Certo, quindi avete esperienza da vendere su questo, sì, in questo, sì, settore. E, insomma, sappiamo quanto c'è bisogno, come il pane, di iniziative come queste. Grazie Massimiliano, resta lì naturalmente, e anche gli ascoltatori giurati, Francesca, Carla e Umberto da Torino, rimanete concentrati perché secondo dobbiamo progetto. Passare al secondo progetto. Vai. Allora, la seconda campagna che vi proponiamo dalla piattaforma di Apple si chiama iSet Technology e nasce per sostenere lo sviluppo di iSet. Si tratta di un kit che automatizza e rende intelligenti le attrezzature, non ce la posso fare, per videomaker. Questo kit è composto da una serie di componenti stampabili tutti in 3D in qualsiasi Fab Lab, che permetteranno così ai videomaker di gestire luci e camere direttamente dal proprio smartphone. Per lo sviluppo di questo progetto servono 10.000 euro. Ce ne parla Ilaria Chiesa, ideatrice. Buongiorno Ilaria. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Anche a te un minuto di tempo, poco più, per spiegare come e perché è possibile sostenere questo progetto iSet Technology. Allora, perché sostenere iSet? Provate a mettervi nei panni dei professionisti del settore che ogni tot di tempo devono necessariamente acquistare nuove attrezzature per stare al passo con le innovazioni. Si trovano a dover fronteggiare delle spese molto molto elevate. iSet risolve esattamente questo problema. Permette ai professionisti di rinnovare le attrezzature già in loro possesso
In che modo? I professionisti prendono i nostri dispositivi, li posizionano sulle loro attrezzature, i dispositivi si connettono via Wi-Fi e Bluetooth alla nostra applicazione. Il professionista può così controllare direttamente da lì il suo set, che diventa intelligente e innovativo a fronte di una spesa contenuta. Questa è più o meno l'ottica di Hisett. Ma... Beh, già finito, sei stato... già finito, ancora più veloce no, lì. Però io non ho, ce lo spieghi con un esempio proprio terra terra, perché io quando inizio a dire le tecnologie mi perdo. Cioè, nella pratica professionisti che fanno che cosa e che hanno bisogno di che cosa? Come se lo stessi spiegando allora, a tua nonna, che siamo noi poi. Sì. Il nostro target di riferimento sono i videomaker. Sì. Le attrezzature dei videomaker consistono le telecamere. Esatto, le telecamere, le luci di un set, eventuali slider per fare dei movimenti di camera. Certo, io ho una vecchia telecamera, quindi come faccio ad aggiornarla? Però non devi aggiornare la tua telecamera, semplicemente acquisti il nostro dispositivo, sì, lo connetti alla tua telecamera. Il dispositivo, oltre a connettersi alla tua telecamera via cavo, perché sei vecchissima, oppure se di quelle un po' più tecnologiche via Wi-Fi, sì, questo nostro dispositivo si connette alla nostra applicazione. E dalla nostra applicazione puoi gestire le tue attrezzature. Al posto di comprare una telecamera molto molto più costosa, che puoi acquistare questi dispositivi low cost. Questa perfetto, è, diciamo, che sono stampabili tra l'altro in 3D, in vero? 3D, esattamente. Ne abbiamo pensati a diverse versioni, alcune più professionali, una per esempio stampabile in 3D, dove i ragazzi possono mettersi lì e tramite i nostri video tutorial montarli direttamente loro. Allora, cari ascoltatori, giurati, sono due mondi per certi aspetti in contatto, hanno a che fare tutti e due con l'espressione, col cinema, eccetera, però abbiamo teatro come luogo di integrazione, questo set di tecnologie per videomaker. Cara Francesca, Carla, quale dei due progetti ti ha convinto di più e saresti disposta a sostenere? Ma io, a dire il vero, tutti e due veramente mi sembrano ottimi, mi sembrano... Cuore di mamma, però, vedi, non ce la fanno. Però devo sceglierne uno, sì, allora brava. Scelgo quello che mi ha colpito di più, è quello del cinema, quella dei ragazzi. Sì, no? Diamo una mano a questi videomaker. La lingua italiana e tutte queste cose qua, questo mi colpisce di più. Va bene, Francesca, va bene. Devo forse dire perché la verità, non sì, sono molto tecnologica. Brava, brava. Quindi capisco di meno, la mia ignoranza anche. Va bene, e quindi Francesca vota per il progetto Hisett Technology. Invece Umberto da Torino, quale dei due progetti no, scegli? Ma io forse prediligo l'altro per una questione di tecnologia, di stampa 3D, che la vedo veramente il futuro, sia a livello industriale che, diciamo, come possibile sbocco per... altri lavori, diciamo, okay. Quindi Hisett Technology, sì, giusto? Ma invece ho sbagliato, no, Francesca, invece sì, Francesca ha parlava dell'integrazione culturale, un gioco da ragazzi, perché parlava di cinema, ragazzi stranieri e l'integrazione, quindi pareggiano i nostri male. Due non è così grave, perché come sapete non è che si vince, entrambi i progetti li trovate sulla piattaforma di Apple, non è certo, che viene eliminato il progetto che perde, però siamo di fronte a un pareggio che ci va benissimo così, quindi Massimiliano De Serio e Ilaria Chiesa, grazie per essere stati con noi. Complimenti a tutte e due. Crowd Me Up torna la settimana prossima e i dettagli di questi progetti, se vi hanno convinto e volete andare a sostenerli, li trovate su Apple, li trovate anche sulla pagina Si Può Fare nel sito di Radio 24 tutte le informazioni. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple.